Passaggi Festival continua a stupire e a riempire tutte le piazze e i luoghi scelti per le rassegne librarie che animano la 10ª edizione. Il pubblico presente alla 4ª giornata ha vissuto un momento dedicato alla commemorazione del trentennale della strage di Capaci con la presenza sul palco di Piazza 20 Settembre di Nando Dalla Chiesa. La possiamo definire ormai un amico di Passaggi. Stasera sarà sul palco per presentare che cosa? Per presentare Ostinati e Contrari, che è un libro che ho curato avendo come autori Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È un libro pensato per questo trentennale, per ricordare alle persone che cosa Falcone e Borsellino hanno detto e scritto, e non soltanto la leggenda che ci commuove, perché poi bisogna imparare da queste persone, bisogna sapere che cosa hanno detto, cosa pensavano davvero. Secondo lei come è cambiata in questi anni la lotta alla mafia? Beh, in 30 anni è cambiata molto. Intanto bisogna pensare che ci sono delle leggi nuove, non soltanto la legge Rognoni Latore che è dell'82, quindi è di prima, ma le leggi sulla collaborazione dei cosiddetti pentiti, la legge sull'isolamento in carcere, la legge soprattutto che consente l'utilizzo sociale dei beni confiscati, che è stata una rivoluzione e che ha creato anche una nuova economia antimafiosa. Molto lavoro è stato fatto anche nelle scuole, proseguito dalla Chiesa, che ha poi ricordato le diverse condanne all'ergastolo dei capi delle organizzazioni dei clan di Cosa Nostra, della Camorra e dell'Andrangheta, nonché l'istituzione della Giornata Nazionale della Memoria. Tutto questo però non basta, ha sottolineato lo scrittore, ma abbiamo lavorato in tanti e utilmente. Cosa si auspica per il futuro dell'Italia, ma soprattutto degli italiani? È un paese che sappia continuativamente essere civile, non soltanto di fronte alle grandi tragedie, riscoprirsi, ma avere la continuità per cui a un certo punto davvero possano non avere bisogno degli eroi. Tra gli ospiti ieri sera anche il sottosegretario di Stato con delega alle pari opportunità e ai giovani Vincenzo Spadafora, il filosofo Maurizio Ferraris e l'ex membro della Camera dei Deputati Gianni Cuperlo. Rinascimento europeo è il titolo del suo libro. Qual è lo scopo e l'obiettivo di questo libro e a chi è rivolto? Ma forse è rivolto ai più giovani, perché l'Europa va scoperta, va conosciuta fin da quando si è alti poco più di un metro da terra. Il posto dove siamo nati, dove siamo cresciuti, abbiamo ereditato un continente segnato dalle tragedie del Novecento, ma a lungo pacificato grazie alla capacità della politica di garantire questa svolta storica. E oggi un continente di nuovo alle prese con il pericolo, il rischio di vedere sacrificato quel patrimonio, perché di nuovo la guerra è precipitata nel cuore di questo continente. E questa è la responsabilità che oggi hanno le classi dirigenti, la politica innanzitutto, i governi, gli statisti, ma anche le opinioni pubbliche, presidiare, preservare i principi, i valori costitutivi della nostra storia, della nostra civiltà, che sono i valori dell'illuminismo, l'esperienza del romanticismo, la capacità di costruire la convivenza in un continente che per secoli si era lacerato, diviso tra odi, guerre, conflitti, e che noi abbiamo la responsabilità di lasciare in dote a chi verrà dopo di noi meglio di come l'abbiamo trovato. Passaggi Festival proseguirà stasera alle ore 21 con la consegna del premio letterario internazionale Franco Fortini nella chiesa di San Francesco. Seguirà un appuntamento dedicato al centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. Maria Flora Giammarioli leggerà Oriana Fallaci con la partecipazione di Pietro Conversano, curerà l'iniziativa Leandro Castellani. In piazza centrale invece, sempre alle ore 21, la poetessa e saggista Dacia Maraini riceverà il premio Passaggi 2022.